Ciao a tutti da extremehardware.com, quest'oggi andiamo a fare l'unboxing della nuova Asus GTX 750T. Scheda grafica già recensita sul nostro portale, con altro brand, ma questa 750T si caratterizza per alcune caratteristiche conferitegli da Asus stessa. Infatti questa scheda adotta un nuovo brand di Asus, come possiamo vedere dall'immagine frontale, che è il brand Strix, che è stato adottato per alcune schede video come la 750T e la R9 280 e per alcune periferiche del gioco. Questo nuovo brand cosa si caratterizza? Si caratterizza principalmente dalla modalità 0 decibel, in quanto la scheda quando ha i needle ha le ventole settate su 0%, quindi le ventole non girano. Allora, andiamo ad analizzare la scatola e come possiamo vedere dalla parte frontale della scatola abbiamo il logo Asus, il nuovo logo Strix e la scritta Strix OC Edition, in quanto la scheda è overclockata di fabbrica. Inoltre possiamo vedere l'immagine del dissipatore adottato per questa scheda, che adotta un sistema di Direct CO2, quindi al 20% più silenzioso rispetto a una soluzione standard. In basso abbiamo le varie caratteristiche della scheda, come 2 GB di VRAM onboard. Abbiamo la modalità 0 decibel, come abbiamo detto quando la scheda è in idle. Abbiamo alcuni componenti elettronici specifici di Asus per quanto riguarda l'alimentazione. E abbiamo G-Sync Ready, cioè questa scheda è compatibile con la nuova tecnologia di Nvidia per quanto riguarda la sincronizzazione dei frame. A destra abbiamo il nome della scheda, GTX 750T. Girando la scatola troviamo un'altra volta i loghi Strix e Asus, l'immagine della scheda e le varie uscite video che sono HDMI, DisplayPort e DVI. Abbiamo a destra alcune caratteristiche della scheda, che abbiamo anche detto nella parte frontale della scatola, e in basso troviamo i requisiti di sistema e le varie certificazioni con specificata la garanzia di 3 anni. Aprendo la confezione, quindi al di sotto dell'involucro esterno troviamo la scatola bianca che contiene scheda video e accessori. Troviamo come accessori il CD driver e la guida per l'installazione rapida della scheda video nel nostro computer. E al di sotto troviamo la scheda, quindi non sono compresi nella confezione né adattatori video né adattatori di alimentazione. Togliendo la scheda dalla busta antielettricità statica, possiamo vedere che ha un design davvero particolare rispetto alle soluzioni recenti di Asus. Come possiamo vedere, abbiamo una cover interamente in plastica di colore nero con il logo Asus impresso sullo stesso e alcuni disegni diciamo tribali nella parte centrale della cover. Abbiamo due ventole che vanno a raffreddare il radiatore in alluminio sottostante, dovrebbero essere a 70 mm. E come possiamo vedere, raffredda il radiatore sottostante che presenta due pipes in rame nichelate da 6 mm ciascuna, che sono a diretto contatto con la GPU. Come possiamo vedere, la parte superiore presenta l'estensione della cover con il logo Strix e non presenta né il connettore per lo slide né nessun connettore di alimentazione, in quanto questa scheda
differentemente da Kepler, consuma molto di meno e quindi non richiede un'alimentazione ausiliaria, in quanto prende l'energia interamente dallo slot PC Express. Nella parte posteriore troviamo un PCB completamente in colorazione nera e non presenta, a differenza delle altre soluzioni ASUS recensite fino adesso, nessun bollino per quanto riguarda la garanzia sulle viti posteriori, quindi possiamo smontare questa scheda senza perdere garanzia. In basso troviamo il classico connettore PCI Express 3.0 e nient'altro di importante da segnalare. Come uscite video abbiamo un HDMI, una DVI e una DisplayPort. DisplayPort che serve per connettere a monitor Apple o a risoluzioni più alte di Full HD. Allora, per questo video unboxing possiamo dire che è tutto. Troverete la recensione scritta di questa scheda sul nostro portale e vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo video unboxing. Ciao!